Ciao e bentornati sul mio canale, io sono Angelo, lo chef ludico. Oggi parte una nuova rubrica chiamata Inside Game Story Mode. Andremo a scoprire insieme un gioco provato in esclusiva al Modena Play 2021 e sto parlando di La Cosa, The Thing, di John Carpenter, tratto ovviamente dall'omonimo film, edito da Pendragon Game Studio in uscita in questo fine anno. Veramente uno spettacolo. Qualche secondo e poi andiamo a scoprire insieme il gioco. Ed eccoci qui di nuovo, come già vi dicevo, volevo raccontarvi la mia esperienza con The Thing, il gioco tratto dall'omonimo film di John Carpenter, tra l'altro uno dei miei film preferiti e uno dei miei registi preferiti, per cui non potevo che non provarlo. Devo ringraziare ovviamente tantissimo Roberto Vicario per l'invito a provare il gioco. Grazie enorme anche ad Andrea Crespi che, come un Virgilio, ci ha portato all'interno del gioco spiegandone tutte le dinamiche, manco fosse l'autore. E devo dire che è stupendo. Il colpo d'occhio ovviamente era fantastico perché mi sono trovato di fronte comunque al gioco completamente finito. Non era un prototipo, ma era proprio tutta la sua versione deluxe con tutti i componenti 3D, con il tappetino, con il playmat che rappresentava l'Outpost 31, per cui la base antartica dove comunque viene incentrato tutto il film, con i personaggi originali, chiaramente ripresi direttamente dall'omonimo film. Devo dire che il gioco già di per sé, come impatto visivo, si presentava in una maniera veramente spettacolare. Ero a tavola con dei ragazzi con cui ho giocato, fra cui c'era anche Stefano di House of Games, che saluto, e devo dire che già subito dall'inizio si percepisce in maniera molto netta l'atmosfera che si andrà a creare all'interno del gioco. Perché? Perché c'è un personaggio, per cui ci sarà un giocatore, poi in questo caso ero io, che è la cosa, mentre tutti gli altri giocatori ovviamente sono gli altri appartenenti al gruppo, per cui gli altri sopravvissuti all'interno dell'Outpost 31. Devo dire che è veramente molto ben azzeccata l'atmosfera, è stato ricreato tutto in maniera maniacale e dettagliata, per farvi sentire veramente all'interno di una base dove c'è una presenza, una minaccia molto forte, ma completamente ignota, che cerca ovviamente di contagiarvi, esattamente come nel film, con i cani. Fantastica l'idea, di cani che si muovono di turno in turno sulle varie stanze. E c'è un sacchetto dal quale estrarre, nel momento stesso in cui uno si trova a contatto con il cane, di estrarre un segnalino che vi potrà far capire se il cane, ovviamente, è un vero cane o è la cosa che vi ha contagiato. Ma questo è uno dei vari modi. Questa l'idea l'ho trovata veramente molto, molto figa, veramente molto interessante. Al di là di tutto, i personaggi avranno la possibilità di muoversi all'interno della base. Ogni stanza della base chiaramente è tematizzata, per cui avrà delle azioni ben specifiche, o ci saranno delle stanze che dovranno essere tenute sotto controllo o riparate. Per esempio, bisognerà anche riparare eventualmente l'elicottero o il gatto delle nevi per poter cercare di fuggire. E la cosa, che ero io, è lì che gira per le stanze cercando di trovare il modo di contagiare gli altri giocatori. Lo può fare in diversi tipi, in diverse maniere, in diversi modi, perché in realtà può cercare di mantenere tutta la partita un aspetto piuttosto non curante, cercando di non far capire che lui è la cosa, poi al momento giusto, ta-ta. Oppure cercando di fare gli incontri con gli altri giocatori, per cui trovarsi nelle stesse stanze degli altri giocatori, a quel punto scatta una specie di scambio di gettoni per il quale tu che sei la cosa avrai un gettone umano e un gettone cosa, dovrai darli al giocatore con cui sei all'interno della stanza, lui dovrà pescare uno dei due, per cui ci sarà un 50% di probabilità di poter contagiare e far diventare parte della cosa anche l'altro giocatore. E lì si sviluppa tutto il gioco, ovviamente, per cui chi è umano chiaramente sa che dovrà cercare di compiere determinate azioni per non
far distruggere la base per non far per alimentare l'energia all'interno della base o il calore all'interno della base per sopravvivere sempre di più, mentre la cosa con un sotterfugio immenso cercherà di giocare al meglio per contagiare più gente possibile, ovviamente, prima che fuggano. Tantissimi modi per vincere la partita come cosa. Per quanto riguarda i giocatori è molto più difficile, anche se in questa partita devo dire che sono stati veramente bravi, sono riusciti a fuggire con l'elicottero e la cosa è rimasta all'interno della base. Viva, congelata, ma all'interno della base, non sono riusciti a sconfiggerla. Gran bel gioco, devo dire che mi ha dato un'impressione veramente molto profonda, rispecchia in maniera molto dettagliata, hanno fatto, gli autori hanno fatto veramente un gran bel lavoro, si vede che c'è un playtest dietro pazzesco e devo dire che alla fine il risultato è eccellente. Niente lasciato al caso, le sacche di sangue, c'è cioè il laboratorio dove è possibile andare a prendere le sacche di sangue, dove è possibile controllare con determinati oggetti, esattamente come nel film, se qualche personaggio è la cosa o è umano, ed è un'idea genialissima. Il fatto che alla fine di ogni turno tutti i giocatori si guardano in faccia, si lanciano delle accuse, e c'è ovviamente un tracciato dove chi viene più accusato passerà avanti in questa linea, in questo tracciato, e nel caso in cui si dovesse fare un controllo sul sangue, quel personaggio sarà il primo ad essere scelto. Per cui, se è la cosa, peggio per lui. Ma nemmeno tanto, perché a un certo punto io ero salito abbastanza alto sul tracciato, mi hanno indicato, insomma, mi hanno sgamato, tra virgolette, perché ho fatto un paio di azioni un po' subdole, devo dire la verità, però è qui che entra in gioco la cosa sotto un'altra forma. Ed è bello proprio questo, cioè questo aspetto del gioco è veramente, no, figo, strafigo, perdonatemi il termine, un po' così. Inizialmente giochi di sotterfugio, ma in qualsiasi momento puoi rivelarti o ti possono rivelare attraverso ovviamente il sangue, controllare se eventualmente sei la cosa e tu esci fuori, esplodi, diventi la cosa a tutti gli effetti e a quel punto tu giochi con la massima cattiveria, per cui andrai in giro con la tua forza iniziale ad assorbire cani, a distruggere stanze, a cercare di mettere i bastoni tra le ruote, ovviamente ai personaggi in ogni modo. Avrai delle carte stanza in cui tu dovrai scegliere dove posizionare la tua forza e la cosa sarà lì presente in quelle stanze, ma i giocatori non sapranno mai in quale stanze è presente la cosa o parti della cosa, tipo la testa, parti del corpo, come esattamente nel film. Più cresce la cosa, più cresce la forza della cosa, più la cosa diventa enorme. Tra l'altro noi abbiamo giocato con anche tutti gli add-on, per cui con veramente lo spettacolo. Poi nel frattempo vedrete le immagini che sto mettendo in sovraimpressione sul video proprio per farvi capire di che cosa si tratta. E devo dire che è veramente figo. Io ve lo consiglio nel momento stesso in cui uscirà il gioco, se siete appassionati di John Carpenter e del film stesso, che è un capolavoro assoluto, ma se avete un bel gruppo e vi piacciono questo tipo di giochi, veramente non pensateci nemmeno due volte, cioè questo è un gioco che dovete avere in collezione perché vi permette di creare una serata con un'atmosfera assolutamente unica, esattamente come io l'ho provato sulla mia pelle, giocando con gli amici, con questi ragazzi al Modena Play, nonostante, sai, c'era confusione e tutto il resto, anche se eravamo all'interno di una stanzina, di un privé, però devo dire che il gioco veramente ha un'atmosfera pazzesca. Poi chiaramente uno la vive a proprio modo, no? Io da appassionato l'ho vissuta in maniera molto intensa, per cui veramente molto molto interessante questo titolo. Vi ricordo che è The Thing, il gioco della cosa, Pendragon Game Studio, in uscita a fine anno. Troverete anche la versione retail. Io ovviamente avevo fatto il pledge del Kickstarter, ma nel momento stesso in cui uscirà avrete la possibilità con il retail, se non ricordo male, anche di aggiungere degli add-on per poter rendere il vostro gioco ancora più figo. Per cui,
Che vi devo dire? La mia impressione di gioco è stata notevolmente positiva. Mi sono divertito a giocare la cosa, a contagiare. Tra l'altro, ho contagiato un ragazzo che poi ho scoperto che era un altro blogger, Instagrammer, che non si era palesato. Ho provato a contagiare anche Stefano di House of Games, ma non ci sono riuscito e sono riuscito a fuggire con l'elicottero e a vincere la partita. Ed è stato molto divertente, per cui ve lo consiglio davvero. Che vi devo dire? Questo piccolo report, questa piccola mia esperienza ludica con The Sing è assolutamente positiva. Veramente bello. Non vedo l'ora che mi arrivi il gioco, non vedo l'ora di provarlo con gli amici miei, col gruppo di Domeniche Ludiche, con tutti quelli che lo vorranno provare, perché è un'esperienza di gioco veramente unica. Un grande lavoro degli autori. E soprattutto un plauso a sto punto a Pendragon Game Studio che ancora di nuovo fa centro con un gran bel gioco. Per cui grazie, un grazie a Roberto Vicario, come vi dicevo prima, per avermi invitato e avermi fatto provare The Thing. Noi come sempre ci vediamo al prossimo unboxing, al prossimo gameplay o quando vi pare, ma ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per attivare tutte le notifiche dei prossimi video in arrivo e mi raccomando, seguitemi, 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 lasciate commenti, scrivetemi perché è importante, il canale può crescere solo grazie alla vostra collaborazione, al vostro aiuto, a una vostra iscrizione e soprattutto a un'interazione diretta con me, per cui non abbiate timore, fatelo, anche se mi dovete insultare, fatelo perché l'interazione è fondamentale per la crescita di un canale. Grazie ragazzi, a presto dal vostro Angelo, lo chef l'unico. Ciao!